Bentrovati e bentrovate, nuovo video corso dal vostro Andrea Cartotto su PanQuiz, anzi sulle novità introdotte da PanQuiz, dall'amico ideatore di PanQuiz, Paolo Mugnaini. Consultate qui sul mio canale YouTube la playlist rubrica dedicata, così che possa essere utile sia a chi si avvicina ora a quella che sapete considero la migliore applicazione italiana per quiz e verifiche, o anche chi si cimenta già con lo strumento può essere sempre aggiornato sulle implementazioni. Prima novità, le cartelle. Da ora possiamo racchiudere i questionari in cartelle tematiche sulla disciplina o sull'anno per cui abbiamo predisposto la tal verifica, classe seconda, classe terza e così via. Come si fa? Allora, intanto riconoscerete la pagina principale di PanQuiz e i riquadri. È vero, ogni riquadro poteva già essere diversificato per colore, ma in questo caso io vado sul pulsante, vedete quello con le due cartelline, comprime oppure espande la riga cartelle. Vado a fare un clic sul più e poi con un clic al centro del riquadro bianco vado a nominare la cartella di PanQuiz. Scienze. Un clic su OK. A questo punto, come vedrete, mi basterà andare sui tre pallini presenti a destra di ciascun riquadro, cliccare sposta in e con una struttura ad albero, come si suole dire, vado a cliccare sul pallino Scienze, a confermare la operazione con un clic su sposta e al di là del colore, che se vi è gradito è sempre funzionante, niente più riquadroni sparsi nella dashboard principale, ma cartelle tematiche. Inoltre, guardate, se io vado a cliccare sempre sui tre pallini che rappresentano, come ben sapete, le opzioni dei nostri questionari, beh, dello sposta già vi ho parlato. Ricordo che abbiamo la possibilità di modificare anche con un software offline di videoscrittura il nostro questionario. Fantastico per quando ci troviamo a consegnare, ad esempio, in cartaceo la verifica per diversi motivi. Ma vado ora su modifica e quando la pagina sarà completamente caricata, come potrete osservare, abbiamo l'ingranaggio impostazioni generali del questionario. Andiamo su opzioni e in questo caso, scorrendo, clic su messaggi, attenti bene. Altra funzione richiesta da noi docenti e implementata da Paolo Mugnaini. Possiamo, accendendo l'interruttore, mostrare un messaggio all'inizio o al termine del questionario. Mi direte con quale utilità? Ma ad esempio per proporre la consegna della verifica, prima della compilazione. Inoltre, state pronti perché io non vi dico niente, ma dico solo due lettere. AI. Sono due lettere del momento. Due lettere che possono anche diventare IA, in base a come le vediamo, le troviamo spesso ultimamente. Cosa potrà arrivare in PanQuiz? Beh, tenete sott'occhio il mio canale, tenete sott'occhio le novità di PanQuiz perché ne vedremo davvero ancora delle belle. A presto dunque dal vostro Andrea Cartotto e a presto da PanQuiz.